le è toccato, buonasera a lei, le è toccato sperimentare il nuovo Pescara, ovvero un Pescara che concede zero o cose simili lì in fase difensiva dopo che aveva subito 4 gol di media a partita nelle ultime. Vi ha messo un po' in difficoltà questo nuovo assetto? Ma sicuramente è una squadra che ha ben in mente in questo momento quali sono i propri pregi e i propri difetti, quindi ha lavorato sicuramente sui propri difetti senza perdere i propri pregi. Quindi nel primo tempo ha messo in atto quello che sono le caratteristiche principali, quindi l'attacco in spazi aperti, sono stati molto bravi, tant'è che ci hanno fatto gol, e nel secondo tempo hanno fatto quello che in questo momento probabilmente serviva, quindi chiudersi. Nel calcio è tutto lecito, alla fine conta una cosa sola, il risultato finale. Quindi Pescara batte Pontedera 1-0 e quando mi chiedono se è il risultato giusto, sì, perché è il risultato del campo. Poi se vogliamo contare occasioni, possesso palla, eccetera, ma quello non fa punteggio e non fa classifica. Ecco, a proposito di occasioni, ne ha avuta una sola il Pontedera nel corso della partita, minuto 80, Iñaquiti, molto più che un rigore in movimento, ha alzato sopra la traversa. Rammarico o ha costruito troppo poco il Pontedera? No, sicuramente abbiamo costruito troppo poco, soprattutto nel primo tempo. Nel primo tempo abbiamo avuto, a mio avviso, un'occasione importante con Ambrosini che ha calciato di destro da dentro l'area, quindi quella è stata un'occasione credo importante. Sicuramente abbiamo fatto meno di quello che potevamo, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo, con un Pescara molto chiuso in questo modo, abbiamo provato ad aggirarli, abbiamo provato anche a cambiare sistema di gioco per cercare di trovare più spazi esterni, non siamo riusciti, si sono difesi molto bene, quindi sicuramente potevamo fare meglio il primo tempo. L'ultima cosa, prima delle domande da studio, il Pontedera veniva da un buon momento, appunto, che ha sorpassato il Pescara in classifica, oggi c'è stato questo controsorpasso. Le chiedo, questo Pescara in queste condizioni, secondo lei che ruolo può recitare? Beh, insomma, Pescara è una squadra che ha un potenziale offensivo che nessuno a parte il Cesena ha, quindi è una squadra che è stata costruita per obiettivi comunque importanti, pur essendo una squadra molto giovane, quindi secondo me può fare molto bene. Noi siamo in una posizione in classifica che a bocce ferme all'inizio dell'anno ci avessero detto che saremmo stati a questo punto della stagione così in classifica, avremmo firmato col sangue. Quindi non dobbiamo dimenticarci questo, detto questo dobbiamo cercare di arrivare noi più in alto possibile per poi giocarci i playoff con serenità, appunto essendo partiti con ben altri obiettivi all'inizio dell'anno. Una domanda da studio per il tecnico del Pontedera Canzi, che è qui con noi all'auricolare. Massimo o Paolo? Di Paolo Toro, e poi una curiosità se è possibile, se c'è tempo. Prego. No, buonasera Canzi. Certo. No, nel secondo tempo, buonasera. Quando il Pescara si è abbassato molto, no, nella gestione di questo vantaggio, ha avuto la sensazione di poterla recuperare la partita, cioè nel senso che mi sembrava che anche l'atteggiamento del Pontedera fosse un po' più convinto anche rispetto al primo tempo, è così? Ma sì, sicuramente speravamo di recuperarla, credo che abbiamo recuperato tante partite alla fine, fisicamente stiamo bene, negli spazi stretti, pur non essendo la nostra prima qualità, di solito facciamo anche abbastanza bene, quindi ci abbiamo provato fino in fondo, credevamo e speravamo di poterla recuperare, ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti e va bene così. La curiosità di Massimo Profeta. Massimo? Io curiosità intanto voglio fare i complimenti perché è una delle squadre che mi piace di più, magari questa sera non è stato il Pontedera delle giornate e delle serate migliori. Io, la mia curiosità è questa, mister, secondo me è una novità nel girone, perché ho notato che c'è una rotazione spesso dei tre centrali difensivi, è una sua disposizione oppure dà anche libero arbitro ai giocatori stessi di scambiarsi, perché è una cosa bellissima che io sinceramente in questo girone non ho mai visto. In realtà è una cosa che dipende molto, siccome fondamentalmente oggi meno, però fondamentalmente marchiamo a uomo, dipende da dove il giocatore finisce l'azione, quindi i tre dietro sono abbastanza intercambiabili poi nella fase di possesso, perché dipende dove vengono portati dagli avversari nella fase di non possesso. Quindi è molto semplice la spiegazione, ma è una curiosità interessante la sua.